Ed eccoci qua, ragazzi. Penso di essere. Di aver saltato abbastanza alto, però vabbè. Dicevo, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla. E siamo tornati su Pokémon Scarlatto. E siamo qui perché mi sono fatto un po' di catture, un po' di raid off camera. Ariamo. Che mi manca tra l'altro da catturare, ma avendo già Makuhita posso evitare di catturarlo e devo solo farlo evolvere in base al numero di caramelle exp experience. Gammigul, vieni qua. Presa la monetina, che ci ce ne servono parecchie, regà. E ancora sono in alto mare in quanto a infatti dicevo che capita succede, invece c'era sto robo. E voilà. Ah sì, Fletchinder tra poco mi si evolve. Ragazzi, mi si poteva già evolvere Fletchinder, ma nel mentre stavo catturando un po' di Pokémon. Però ho preferito non farlo. Aspetta, posso catturarlo adesso questo? Sì. Io spero di poterlo catturare adesso. Grandizzanne. Ok. Ultra Ball. Ma porca miseria. No, io ti voglio catturare. Ciccio, ti voglio catturare io. Ma no, non è possibile. L'ho trovato così in giro e adesso me lo voglio catturare giustamente, eh. 1 2 3 4 ne? Grandizzanne catturato. E là là, quanta esperienza per catturarlo. Registrato nel Pokédex. Eccolo, olè. E ora andiamo. Vamos, MT. Ok, grandizzanne catturato. Presto poi riprenderanno anche le live con Violetto, raga, che sono un po' indietro rispetto a qua, ma non è certamente voluta la cosa, perché volevo andare in parallelo, ma raga, ho avuto veramente dei macelli a lavoro e quindi mi si sono sovrapposte le ore, o comunque non ho avuto modo di registrare comodamente perché dovevo coprire dei turni. Poi vabbè, c'è stata la Games Week, però avevo calcolato in modo tale da poter almeno fare le registrazioni pomeridiane per potervi portare almeno un video di Pokémon. Però le live ero troppo stanco. Però se in questa settimana che sto registrando questo video dovrei avere un po' di tempo, dovrei riuscire a portarvi qualcosa. Dovrei, dico, però. Hey Uchika Gamer! Il dominante dei cieli dovrebbe essere da qualche parte su questa montagna rocciosa. Meglio fare attenzione durante le ricerche. Cadono macigni belli grossi dalla montagna. Se ti beccano ti fanno fare un bel volo, ma in groppa a quel Pokémon potresti riuscire a resistere. Bene. Vediamo un po' qui dentro chi c'è. Allora, Yongus mi sembra che ancora non l'ho catturato. Esatto.
Allora, Pokéball. Mentre l'Arbitar l'ho preso. Preso. Ne? Che bravo. Ok, questo è stato catturato, così che poi lo devo solo far evolvere. Devo ancora vedere Andaur, ma ancora Andaur non mi è apparso. Save Lai. Mamma la luce. Allora. Dovrebbe essere da queste parti, eh. Io spero che ci sia un center, un Pokémon center qui da qualche parte. Quello è Mudbray. Vediamo, ecco. Vedo dei macini andare giù. Quindi è su. È ancora su. Vediamo magari se trovo qualcosa di interessante. Che mi magari. Oh, quelle cose. A cavalli. Ah, è là. Vai, corri, 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 corri. Allora, da di là. Aspetta, chi è quello? Ah, quello è Mankey. E Rockruff. Aspetta, questo qua cos'è? Ah, Mankey. Aspetta un po'. Non lo riesco a capire, ma dovrebbe essere coso. Oh. E che cacchio Rockruff? Cioè che poi tra l'altro l'ho già preso, poi lo farò evolvere in... Oh, Rockruff forma giorno, forma crepuscolo, forma notte. Allora, qua siamo andati. Guardalo qua, i macigni che si bloccano. Ehi. Slalom. Slalom, baby. Aia. Deve essere qua da qualche parte lui. Ma è una mega cicogna. Incantavoce. Madu. Spennato. Vai, ancora incantavoce, che tanto è super efficace. Dove stai andando? Ah, così, subito? Il bom... sto mangiando... si è messo a mangiare qualcosa. Uchika Gamer, sei arrivato fino al Pokémon dominante? Quello è il dominante dei cieli? Ma quindi era lui a far cadere i macigni? Fortuna che hai attirato la sua attenzione. Così sono riuscita ad arrivare senza beccare Sassi. Sembra che sia diventato più forte grazie al potere del... A un potere cibo nascosto. Mi sa che dobbiamo darci da fare. Mi sa anche a me, Lui la madò che è diventato Super Saiyan. Incantavoce, vai. Ah, sì?
Oh, di lanciarci massi addosso? Non ho letto bene. Però vabbè. Attacco d'ala. Vai, incantavoce. Boom, battuto. Super efficace. Hai sconfitto il bombardier dominante. Ma dai, è andata alla grande. Ottimo lavoro, Uchiha Gamer. Così quei brutti macigni dovrebbero smettere di pioverci in testa, no? La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. Setacciamo il posto prima che ritorni. Dov'è? Dov'è? Ma dai, era qui. Ecco la nostra bella spezia. Avete trovato la spezia nascosta, Mara? Che forma, che colore e che lucentezza! Sembra una di quelle cose che fanno schifissimo, ma sono ottime per la salute. Allora, vediamo che dice il libro. La spezia nascosta amara facilita la circolazione sanguigna. Riscalda il corpo e rinforza le difese immunitarie, o almeno così c'è scritto. Mi metto subito a preparare... il panino? Il tuo solito panino? Wow, un po' di questo e un po' di quello. Wattaglia! Pronti? Ecco un panino salutare che fa bene al corpo e alla mente. Mangialo, ammirando la medaglia dominante dell'amicizia. Poverini, guardali che nauseati che sono. Eccolo. Vuoi dare il panino a Coraidon? Sì. Questo è per te, Mabostif. Vedi, almeno lui gliene dà un pezzo. Lui si mangia tutto il panino con Raidon. Gnam gnam gnam. Oh, 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 stai mangiando proprio di gusto. Eccola. Con Raidon impara la mossa cavalcatura surf. Possiamo andare in acqua adesso. Forse sta recuperando le sue capacità fisiche un po' per volta. Però, sembra che non riesca comunque a tornare alla forma lotta. Fisicamente sembrerebbe a posto. Forse non riesce a tornare alla sua forma originaria per via di un blocco psicologico. Cioè? Una ferita dell'animo, tipo un trauma. L'ho letto in qualche libro. Magari ha paura di lottare perché ha avuto un'esperienza spaventosa durante una lotta. Tanto si sa che Masbofis un giorno si, sia lui che Masbofis un giorno si riprenderanno completamente. Allora, Masbofis, com'è la spezia? Sta facendo effetto?
Scusa. Non è che devi migliorare proprio ogni volta che ne mangi. E non è detto che le spezie abbiano un effetto immediato. Tranquillo, non c'è problema. Ci pensiamo io e Uchika Gamer a farti tornare in forma. L'ultima spezia deve essere quella più potente. Sì, per forza. Beh, Uchika Gamer, il prossimo sarà l'ultimo viaggio in cerca di spezie. Metticela tutta per trovare quella che ci manca. Dai che ce la facciamo! Ciao Uchika Gamer, sono Olim. Koraidon sembra aver recuperato un altro potere originario. Sembra che ora tu possa surfare sulla superficie dell'acqua quando sei in groppa al Pokémon. Oh! Continua a prenderti cura di Koraidon, conto su di te. Bene. Allora, visto che siamo qua in alto, allora io direi di... Allora, ci sono i Drifflim. Che si è fatta notte, si è fatta. Allora, vediamo un po'. Qui che caspita di città abbiamo? E qua non c'è il centro po... Ah beh sì, c'è però. Sarebbe da andare lì. Perché poi qua c'è l'ultimo. Allora, quello cos'è? Il capo palestra? Oh, perché non me lo fa selezionare? Ok, sì, la palestra. È un tipo normale. Io direi di provare ad andare lì a sto punto, perché qua... Questa è un'altra palestra. E noi siamo qua, siamo vicini a due palestre. Ok, proviamo ad andare da questa parte, almeno così. Ma che bello volare. Peccato che si vada giù. Aspetta, ma qui sopra cosa abbiamo? Caramella rara. Beh, ma io lo sento, è qui. So che è qua da qualche parte. Cioè, è qui da qualche parte Gamigul, ma non lo so, non lo vedo. Però lo sento. Allora, qua. (Ride)
Ok. Perfetto. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.